Allora, incontri possibili al Castello di Saputo, questo è il penultimo appuntamento, una location unica, comunque un vanto per il Comune di Cleto e per l'organizzazione, per la direzione artistica di Renato Costabile. Cosa mi puoi dire in qualità di vice sindaco? Sì. L'amministrazione, grazie anche alla collaborazione della Proloco, che diciamo, è stato il braccio operativo, a Liberi.tv, che ha dato una grande mano nell'organizzazione degli eventi, e a tanti altri volontari che hanno collaborato con grande impegno, con grande lavoro, ha organizzato tutta una serie di eventi per allietare l'estate cletese, eventi che hanno coinvolto i bambini, che hanno coinvolto un po' tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti, ai ragazzi. Allora, sì, Incontri Possibili è una rassegna teatrale che l'amministrazione ha organizzato soprattutto per due ordini di motivi. Da una parte si valorizza un bene che rappresenta un pezzo della storia della nostra comunità, che dopo tanto lavoro è stato restituito alla fruibilità dei cittadini, e dall'altra parte con Incontri Possibili si è voluto lanciare un messaggio di unione. Così come è possibile l'incontro fra musicalità che sono completamente diverse, tra strumenti completamente diversi, nella vita di una comunità dovrebbe essere possibile abbattere i pregiudizi, cioè avere un cervello talmente ispirato da distinguere quella linea di demarcazione che c'è tra il valore ed il disvalore. Soltanto in questo modo quindi si può crescere, ci si può integrare e si può lavorare per il bene di una comunità tutti uniti.